deluso, soprattutto perché? Ma sì, oggi si carica la rabbia oltre che la delusione, nel senso che mentre domenica scorsa ci poteva stare in quella situazione aver preso gol, e un po' eravamo, insomma, ecco, un po' rammaricati, un po' delusi, però la prestazione era stata, insomma, buona. Oggi, in una partita dove comunque non è che siamo stati sorpresi, perché avevamo già parlato in settimana di cosa ci toccava oggi, e difatti è stata una partita complicatissima, dove poi magari l'episodio giusto ce l'hai dalla tua parte, quindi la squadra forte, una volta che fa gol, si fa in maniera tale che gli altri non rientrano in partita, o facendo gol, o gestendo la palla, o non facendo errori. Noi oggi abbiamo, secondo me, commesso, insomma, qualche errore che abbiamo pagato, e siccome è la seconda volta, e siccome oggi non ci stava in quel momento via gol, spero che siamo un po' arrabbiati, cosa che non cambia nulla, perché lo sei o non lo sei, non è che adesso il risultato cambierà, però magari ci sia di esperienza per le partite successive. Mister, tra l'altro ho detto prima di andare in diretta, questo 80° minuto che vi costa altri punti col Chieti è successo nello stesso minutaggio, e quest'oggi anche a Monterotondo. La gestione della palla, soprattutto nei momenti, diciamo, caldi, per sopperire alla fuga agonistica di un Real Monterotondo che doveva necessariamente fare punti, ecco, scottava troppo quel pallone forse? Ma ho detto, questo è quello che è il valore nostro, nel senso che sicuramente siamo una squadra forte, una squadra che merita quello che ha, però, diciamo, una squadra più forte ci può stare che prende il gol col Chieti in quella situazione particolare. Oggi, onestamente, con una squadra che ha dei punti in classifica che sono molti di più di quelli che c'erano con il Chieti, stesso tutto sommato, al di là degli episodi, al di là della partita più o meno sporca, se hai giocato più o meno bene, il gol non lo devi prendere, perché tra l'altro l'hai preso in una situazione leggibilissima. E quindi questo è, poi che tu mi hai detto dell'80°, non ci ho fatto caso, perché non sapevo neanche quando ha segnato il Chieti, figurati quello di oggi, che ancora non mi rendo conto. Però di sicuro era una partita che andava, che nel momento che si incalana negli ultimi 20 minuti, o comunque addirittura nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, è chiaro che errori non ce ne possono essere, tipo commettere un fallo ingenuo, oppure fare un rigore, o farsi saltare in un 1-1. Questo in alcuni momenti della partita una squadra forte non si fa beccare, magari non raddoppia, però non prende gol, e noi l'abbiamo preso, quindi è inutile stare a rimarcarlo. Mister, ora bisogna fare quadrato, no? Soprattutto nella testa, cioè lasciare da parte quello che è successo oggi, anche se è roba ancora freschissima, e prepararsi al Campobasso, che non ha allungato ulteriormente, però insomma la San Benedettese ha fatto la voce grossa. Come si mentalizza ora il tutto per ripartire con un piglio diverso, sperando nella spinta del Gran Sasso d'Italia? Ma noi non è che dobbiamo ripartire da qualcosa, perché noi dobbiamo fare il nostro campionato, cercare di fare più punti possibili, farli meritatamente, possibilmente, e quindi noi non dobbiamo ripartire da nulla. Io non so neanche i risultati, onestamente, quindi io non è che la classifica possa far cambiare. San Benedettese ha vinto, mister, e Campobasso ha pareggiato, e il Chieti ha perso. Vabbè, quindi voglio dire che io parlo della mia partita, adesso non, certo, ripeto, al di là di quelli che possono essere i risultati, oggi, ecco, esaminando questa partita ci sta da dire questo, per quello che ci riguarda. Poi magari gli altri hanno strameritato di pareggiare la partita, perché hanno fatto veramente una gran partita, però ecco, noi non dobbiamo ripartire da nulla, noi dobbiamo soltanto continuare a migliorare tutti i giorni fino all'ultima partita di campionato, perché ogni volta che magari si commettono degli errori, devono essere comunque il modo per non commetterli successivamente. Posso fare una sintesi, mister? Hai sempre detto che la nostra è una squadra forte, forse manca quel gradino, quello step per definirla grande squadra.
Non so se è la sintesi perfetta. Sì, cioè, che noi siamo una buona squadra è fuori dubbio. Che noi abbiamo anche fatto dei punti dove potevamo non farli in alcune circostanze, quindi siamo stati bravi in qualche maniera a portare in porto partite che magari, ripeto, non è che poi ci stessero molto di vincerle. È un altro dato di fatto. Poi però o continui ad essere così fortunato oppure bravo a non prendere gol, se non si rischia. Oppure devi essere più bravo a farne. Siccome più bravi a farne facciamo un po' fatica, e dobbiamo essere più solidi quando facciamo la fase non possesso, e probabilmente gli errori che poi tu commetti fanno sì che un risultato possa essere di 3 punti o di 1 punto, e la differenza è abbastanza pesante.